Buongiorno, sono Ezio Tarantelli e insegno economia politica all'Università di Roma. Vorrei chiederti che cosa ne pensi delle varie proposte di rientro dall'inflazione in Italia? Beh, io ti ho detto che non sono uno specialista delle formule, proprio tu vuoi cacciarmene una. Io vorrei dire, prima di tutto, preferirei che si parlasse di neocorporatismo, tanto proprio per evitare una parola che, avendo vissuto quei tempi, mi risulta ancora adesso antipatica. Certamente. L'importanza è che ci sia una intesa che cerchi di tener conto della, la parola è antipatica, ma dobbiamo pronunciarla anche questa, che per gli economisti, della compatibilità tra le grandezze economiche. Ecco, la formula che a me pare opportuna sia quella soprattutto della lealtà, quella vale a dire che questi sacrifici debbono avvenire in maniera che a tutti quanti i livelli sia trasparente che qualche cosa si stia muovendo sul terreno della disoccupazione giovanile, che qualche cosa si stia muovendo sul terreno della maggiore giustizia fiscale, che qualche cosa si stia muovendo sul problema di una politica attiva della manodopera e della qualificazione professionale. È inutile che ci facciano delle retoriche a dire che difenderemo nel futuro la California dell'Europa, ma come si possono dire delle cose demagogiche di questo genere quando nello stesso periodo di tempo non facciamo niente per la qualificazione professionale, non facciamo niente nel senso di serio, non nel senso di attribuire la colpa all'università oppure alla maniera come funziona la ricerca? È in realtà che poi mancano i mezzi in definitiva e che queste strutture non si mettono in moto. Io ho molta fiducia, vale a dire sarei anche persuaso che i lavoratori sono ben disposti anche ad accettare non soltanto la tutela del salario reale, ma anche una lieve riduzione del salario reale se avessero una garanzia corrispondente di un miglioramento delle condizioni occupazionali che sono quelle dei loro figli, dei loro nipoti, dei loro parenti, ma però vedessero che questo avviene effettivamente. È il fatto di girare intorno ai problemi e di non affrontarlo con concretezza che mi lascia piuttosto scettico su queste proposte, pur concordando che ovviamente ogni sforzo debba essere fatto per un rientro.